scelta dei governi e la possibilità di rendere un giudizio periodico sull'operato di questi governi, su cosa si fa e su quello che non si fa. La sfida oggi è quella delle istituzioni che devono essere più efficienti, con idonei strumenti normativi, che siano all'altezza delle sfide grandi del mondo globalizzato e delle difficoltà dell'Europa, su cui oggi peraltro, come ha ricordato il segretario Lambrino, aleggia lo spettro del terrore. Non gli osservatori, gli studiosi, le società di rete, i partner europei non sono univoci nel ritenere che le riforme istituzionali rappresentano una sorta di necessaria precondizione per un rilancio che sia solido e duraturo del nostro paese. Cosa significa la riforma? Ve l'ha detto approfonditamente da questi illustri tavoli di presidenza, dai relatori che si alterneranno, però qualche pillola io penso che vada data, perché l'addio al bicameralismo perfetto non è una, diciamo, una formula da costituzionalisti, ma significa snellire l'iperlegislativo, significa rendersi consapevoli che la doppia lettura oggi vigente nel nostro paese da parte di Camera e Senato rallenta il processo legislativo e crea lentezze, inefficienze, per non dire aumenti dei costi. Poi ci sono dei passaggi che pure vanno in questa direzione dell'efficientamento, la produzione delle province, dei livelli. Bisogna evitare una eccessiva conflittualità tra lo Stato centrale, le regioni e gli enti locali, con una formula che è quella sostanzialmente riassumibile del più potere legislativo allo Stato e maggiore influenza di regioni e comuni sullo Stato proprio grazie al nuovo Senato. Non dimentichiamocelo che naturalmente restano inalterate le fondamentali garanzie costituzionali e al contrario si rafforzano alcuni istituti che vanno nella direzione della partecipazione, una materia di cui pure oggi non ha bisogno, penso alle modalità di iniziativa legislativa popolare e referendum. Voglio concludere questo mio intervento ricordando il contesto politico in cui è nata la riforma, perché ogni tanto dobbiamo fare esercizio di memoria in questo paese. La riforma innanzitutto è un'elaborazione che non nasce da oggi, ma che ha oltre 30 anni, visto che i primi lavori risalgono alla commissione di Cameralle Bozzi, a nome del suo presidente, nel 1983, biennio 85. E ricordiamo i risultati elettorali del 2013, le difficoltà della formazione di un nuovo esecutivo, quel passaggio che ha condotto Giorgio Napolitano alla riconferma della Presidenza della Repubblica, alla condizione che però le forze politiche si fossero impegnate nella necessaria e non più rinviabile riforma costituzionale. E dunque adesso, o meglio, nell'autunno prossimo, dobbiamo superare una stagione che è stata troppo lunga di inconcludenza riformatrice e ha concorso questo inevitabilmente a ricorrere la fiducia della politica e direi in generale anche l'autostima del Paese. E credo sia giunta l'ora dell'Italia che vuole reagire alla crisi e mostra di voler cambiare. Grazie. Grazie Marco, io ci tengo a portare anche un po' il contributo del PD regionale a questa discussione e vorrei cominciare dal minuto di silenzio che abbiamo fatto poco fa. Il contesto internazionale lo condividiamo in questo momento, è evidente che il mondo in questi anni è completamente cambiato, ci sono nuovi paradigmi, il pericolo, la sicurezza, il terrorismo globale. E la crisi nel frattempo delle istituzioni democratiche, la difficoltà che c'è per esempio in Europa di fronteggiare anche la drammatica situazione dell'immigrazione, la sfida globale degli SCD e la debolezza anche della politica che dà risposta. E cosa fanno spesso i cittadini? Guardate per esempio quello che io spero non accada, guardando i sondaggi, possiamo tenere quello che sta accadendo meglio, la risposta a questa grande sfida globale potrebbe essere intravista in Donald Trump, in quella che è, noi diciamo, il populismo, in quella che è una risposta chiaramente semplicistica a un mondo che nel frattempo è diventato molto più complesso. E rispetto a questo, di cosa c'è bisogno? C'è bisogno della politica, ma che la politica assuma il suo ruolo. Per fare assumere il ruolo la politica, c'è bisogno che la politica possa scegliere. Guardate quello che è successo, sempre per partire da quello
quello che è successo poco fa in Inghilterra, con il referendum del Brexit, e quello che è generato, non solo per quanto riguarda la finanza, ma quello che genererà nel futuro, con la perdita anche di posti di lavoro, l'Agenzia Europea per la lavoro, e anche lì non italiani dovrebbe essere anche un altro che per capo delle istituzioni che possono attrarre in Italia, quello che c'era per l'Europa e in Inghilterra. Ma rispetto allo scenario globale, no, i cittadini hanno spesso paura. E la conservazione è il piccolo, se noi non affrontiamo la sfida, tende a prevalere. E allora che cos'è, secondo me, la segretaria regionale del PD, la sfida di questo referendum? Che io riconosco pienamente quello che diciamo, ma è fare in modo di dare a questo paese davvero delle istituzioni efficienti che possono fare competere di più questo paese rispetto alle sfide globali di oggi. Ma voi volete, per io un racconto di finire incontro i cittadini, ma si può rimanere così con questi 20-30 anni di immobilismo, di succine tra le camere per portare avanti un piccolo disegno di legge? Noi oggi abbiamo una legislatura che sta facendo molto di più di quello che hanno fatto prima, ma anche perché era dall'emergenza, dalle parole che ricordava Marco di Giorgio Napolitano, abbiamo dovuto chiedere a Giorgio Napolitano di essere rieletto. Rispetto a questo, la politica deve fare un salto di qualità e si passa attraverso la riforma del sistema. E i cittadini ce l'hanno chiesto in questi anni, perché lo scollamento che c'è tra cittadini e politica è sempre maggiore. Vi ricordate le elezioni politiche del 2013, che nessuno si aspettava che il Movimento 5 Stelle avesse quel risultato, cavalcando anche una lotta che mettere in campo tante di quelle proposte che oggi noi abbiamo presente per quella riforma, i privilegi della cassa dei consiglieri regionali in giro per l'Italia. Non credo, ce ne sono tanti, pensiamo, ma non credo che i cittadini possano ancora credere di voler sostenere quel tipo di privilegi. L'azzeramento delle province, chiaramente il bicameralismo perfetto da superare è la chiave, ma ci sono argomenti che ci fanno fare un salto di qualità. E qual è questo salto di qualità? Nel rispondere alle sfide complesse del mondo del mondo di oggi, che sono quelle del futuro, perché da qui in avanti noi dobbiamo fare in modo che l'Italia possa competere con il mondo che c'è altrove. Pensate a quello che sta accadendo nella rivoluzione industriale 4.0, scelte strategiche che dovremmo fare in questo paese, e sicuramente potremmo fare se avremo delle istituzioni capaci di prendere e assumere scelte e non di rimettere tutto nell'intrigo e nel sotterfugio della politica a cui siamo stati abituati. Bene, quest'anno poter andare a ragazzi anche nel 1948. A questi ragazzi che sono i nativi digitali, che sono i primi millenni, noi non possiamo raccontare un paese che non è in grado di competere con quello che sta fuori. E dobbiamo attrezzare questo paese ad accogliere e dare piena cittadinanza ai nuovi cittadini. E con questo spirito io chiedo a tutti voi di fare la campagna per l'Italia, dico soprattutto ai tanti amministratori che ci sono qui. E non si tratta di personalizzare la nazionale, dobbiamo personalizzare la politica. Non ci dobbiamo stancare di ripetere le cose, di parlare con i cittadini, perché è nell'oggettività che possa vincere che sì, ma sta a noi la capacità di fare le classi dirigenti, la capacità di essere comunità politica, anche come Partito Democratico, di essere comunità, di riconoscerci tutti quanti in una sorta storia che poi abbiamo sempre più. Io ho cominciato a fare politica che ero giovanissimo, 15-16 anni in scuola, già se ne parlava allora del superamento del bicameralismo. Sono passati quasi 20 anni. Dobbiamo assolutamente intraprendere insieme questa sfida con il coraggio della nostra comunità politica. Qui in Abruzzo faremo sicuramente il nostro, lo faremo dando vita a una grande campagna estiva, non andremo solamente al mare ma anche al mare per una campagna referendaria. Tutta la stagione delle feste la dedicheremo al referendum costituzionale e sono convinto che insieme come comunità politica riusciremo a vincere anche questa battaglia. Qui noi abbiamo vinto anche le ultime elezioni amministrative, perché siamo in grado di fare comunità quando decidiamo di essere uniti. Facciamolo davvero anche per questa battaglia che è la più importante che è in campo del nostro paese. Grazie di cuore per la vostra attenzione. Abbiamo un dibattito con i relatori.
che abbiamo invitato a dare il loro contributo, chiedo a Gennaro Zecca che viene qui per portarci il suo saluto, Presidente di Consiglio Serviti. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Mi sono chiesto di stare in 5 minuti, per me è molto utile, per il tempo stai bene. Adesso cercherò di stare 1 e mezzo, perché poi ovviamente per il mio lato la spiega la riforma e dico che dopo ascoltare lascia finta per l'audio. Ringrazio il Presidente della Regione, per questo la scelta di questa opportunità, noi siamo una associazione apatica, ma non apatica. Lo facciamo quindi non per ricerca del consenso, ma per la ricerca dello sviluppo e del progresso di questo paese. Abbiamo sentito parlare anche di gruppi di cambiamento, ma in fondo io vengo da una famiglia che ha 4 generazioni di imprenditori, anche io non ho parlato di lui. Allora qual è l'idea del cambiamento oggi? È sicuramente la sua attività. Oggi assistiamo a un cambiamento che è fulmineo, non facciamo tempo adeguarci al cambiamento che già è stato superato, diciamo che la paura del imprenditore è un po' sempre quella di essere superato dal cambiamento, ma anche il desiderio di anticiparlo per essere bene sul mercato. Quindi oggi il cambiamento è più rapido che mai. Non vediamo, se pensiamo anche ai fatti di politica internazionale, pochi mesi sono passati dalla Brexit, un tentativo che è stato in Turchia, in un movimento di contestazione che può essere anche stigmatizzato, e quello sta succedendo anche in America, con l'appoggio a Trump, e anche se vogliamo un po' di nuovo, in fondo, anche in quello c'è molto desiderio di cambiamento, se vediamo la nostra propria paese. Qui dobbiamo cambiare, non possiamo più pensare che ci sia un potere legislativo che abbia tempi così lunghi per cambiare. Quindi questa riforma è sicuramente benvenuta, soprattutto perché affronta due aspetti fondamentali che sono la riforma del mondo e sicuramente il bicameralismo perfetto. Facendo anche un atto di coraggio forte, perché sappiamo che con questa riforma il potere legislativo viene segnato dalla Camera, che è anche un po' lui a cui si può chiedere la fiducia. Il governo, il Senato, il nuovo Senato non ha possibilità di venire vista la fiducia. Però il governo si mette in una posizione anche, come dire, di necessità di trattativa con il Senato, perché appunto ci sono materie alcune che passano dal Senato. Ma quindi è sicuramente una riforma maggiore. Da questo punto di vista però siamo certi che i tempi di produzione legislativa e quindi il timeline con cui le leggi andranno a toccare terra e andranno a toccare terra saranno molto, molto più grandi. E questa è sicuramente una cosa che voi, direttori, abbiamo bisogno di regole certe, di tempi certi e brevissimi. Dobbiamo sapere qual è lo scenario prossimo che le nostre imprese vanno a affrontare nei prossimi anni in tempi brevissimi, perché altrimenti scattiamo a votare e non stiamo andando a cercare. Se non sappiamo qual è lo scenario della regola che ci vorrà nei prossimi anni, l'Italia non è un paese attrattivo. Se l'Italia non è un paese attrattivo, il territorio muore. Senza impresa, il territorio muore, perché il territorio è fatto dall'impresa. Poi c'è la riforma di Tiro Punto, che se ci fosse stata, caro Presidente D'Alfonso, questa riforma prima, non saremmo in grado di litigare su molti temi come l'ambiente o come l'energia. Sempre per esempio il discorso di posizione contrapposta, con molta franchezza, forse anche un po' eccessiva, però sicuramente questo. Quindi la riforma del movimento, secondo me, è fondamentale, non si può definire un paese moderno, un paese che ha tutti i 15 anni sviluppato 1500 ricorsi sul conflitto interno tra regione e Stato. Nell'ultimo anno l'industria nazionale ha ricevuto 4 richieste da parte delle imprese di ricorso quindi questo è sicuramente un fatto positivo che chiarirà le regole. Piaccio, piaccio, io piaccio probabilmente fare qualcosa di un po' di ma le regole sono chiare, la chiarezza è tutta. Quindi anche a livello nazionale con la Costituzione abbiamo detto che è finito il tempo di dire sì, però forse, vi ricordo che una volta una trattativa con un paese, una società finlandese, italiani, ma sempre sì, però non c'è sempre questa paura che sarebbe stato un inglese fatto salvo. Quando salto qui, così o no? Ecco, finalmente siamo per il sì, ovviamente. Lo sono, lo sono, lo sono, lo sono.
Ma in questo caso il nostro onere è quello di decidere che deve essere dedicato a questo. Grazie a tutti. Ricordare il nostro conterraneo che ci raccontava
lavoro che era raccolto, riuscire a raccogliere l'Italia del tempo necessario, ha dato la colpa alla CGL. Quindi voglio dire, stiamo messi bene, però credo che dobbiamo stare anche nel chiamato Traiano con la testa delle nuvole per guardare molto bene, ma anche con i piedi di Santa Maria del Terzo. Mi avete chiamato costituzionalista, io ho sempre qualche dubbio quando qualcuno mi dice costituzionalista, perché costituzionalista oggi vuol dire tanto giornalmente. Non vuol dire soprattutto un sommo sacerdote. Io preferirei essere chiamato studioso di diritto costituzionale, cioè uno scienziato del diritto costituzionale. Questa riforma, come diceva prima Marco Zanino, è in valente, noi lo studiavamo nel primo manuale di diritto pubblico dell'economia, c'era già un'ampia critica del bicameralismo. Quel manuale è uscito nel 1983, insieme alla riforma nostra. Ma il problema qual è? È che il concetto di presupposto, cioè molti costituzionalisti italiani, non si può fare il presupposto di un diritto. È un presupposto questo. Le costituzioni cambiano. Dallo Stato assoluto allo Stato liberale, un cambio costituzionale immenso, dallo Stato liberale allo Stato sociale interpretista, un'altra grande frattura epocale. E la crisi dello Stato interpretista che negli anni del Novecento, dell'impatto con la globalizzazione, l'avvento di problemi enormi, non li posso ricordare. È chiaro, le costituzioni cambiano e bisogna adeguarle. Perché vedete, se non vengono adeguate le costituzioni, succedono due cose bruttissime. Uno, che i poteri che la Costituzione prevede devono essere, come diceva il direttore della Libera Scienza, non ci riescono a farlo perché sono tutti trappoli. E due, soprattutto, che la cambiano gli altri, la cambiano di fatto, e succedono cambiamenti interni che noi non vediamo nemmeno, perché non abbiamo la legge costituzionale. Come si fa la riforma costituzionale per essere brevissimo, capite quanto devo tagliare? Io credo che si valuta sulla base della sua coerenza con il mutamento dell'ambiente costituzionale che ha intorno. Così per esempio negli anni 30 del Novecento una costituzione keynesiana con larghe maggioranze, con un principio di tipo proporzionale, con un bicameralismo di rispetto, ci stava benissimo, così come ha funzionato nel primo dopoguerra nel nostro paese, ma ci stava benissimo perché? Perché le tensioni venivano risolte con il problema di finanza pubblica, semplicemente applicando la spesa. Era facile immaginare la possibilità di una coalizione, vuol dire coalizione che per 20 anni però ha visto una convenzione del studente con rispetto a un importante elettore. Ma vedete più nel dettaglio, se le costituzioni cambiano, la nostra è nata su un'entità che bisogna ridurre al massimo l'influenza della politica. Si aveva un padrone della politica, non è una politica, è una lettura che bisogna fare perché prima, e non si giudica le conseguenze per questo, perché vorrei vedere come al posto controllo. Era un bel periodo nero, un po' difficile, guerra fredda, e i partigiani con il caso, quando sono venuti. Immaginate quindi che i costituenti si sono forzati di mettere parenti alla Costituzione, di mettere il più possibile, di costellare la nostra Costituzione, di trappole in cui la politica si rischia e riesce a decidere sempre meno. Perché? Perché si ha paura della decisione politica, si ha paura anche del principio, si ha paura anche del consenso, perché attenzione, che i regimi fascisti sono quelli che hanno avuto più il consenso. Quindi la democrazia è stata messa sotto tutela. Bene, è ancora necessario che la democrazia sia sotto tutela? Io dico no, tutte le situazioni, certo, che esistevano oggi non solo non ci sono più, ma addirittura si sono rotte. Perché? Perché quando tu metti sotto tutela uno dei poteri che è più importante dal punto di vista della sovranità popolare, perché vedete il potere non si distrugge mai, passa da una parte all'altra, allora se lo prende qualcun altro, e se lo prendono le corti, e se lo prendono le miglia, e se lo prendono anche purtroppo dei poteri oscuri, non visibili. Allora, paradossalmente, l'aumento del potere di Parlamento, di governo, questa riforma che è stata, oltre a essere una chiara
attuazione del principio di sovranità popolare e anche un riequilibrio sul versante del costituzionalismo, cioè della limitazione del potere. Perché? Perché rilancia il ruolo e il valore della democrazia rappresentativa rispetto a poteri importanti, a poteri sacri come il potere costituzionale, la magistratura, l'autorità indipendente, media, la stampa, qualche preoccupazione, se permettete, da studioso di diritto costituzionale in questo periodo ce l'ho, riequilibra a vantaggio del popolo. Guardate che questo effetto è dato proprio da quello che si chiama, in modo coerente, perché non è un combinato disposto, che si chiama combinato disposto tra Italia e riforma costituzionale. Proprio quello ci vuole, perché solo questo passaggio, questo mix, ti dà l'occasione per di ricondurre il potere dentro la sua sede di natura, di costruire una macchina che consenta di partire non dall'articolo 138, ma dall'articolo 29 della Costituzione, dove viene chiaramente detto che la sovranità appartiene al popolo e l'esercita per le forme dei voti della Costituzione, come attraverso la democrazia rappresentativa, attraverso la democrazia diretta. Beh, questa riforma, queste cose le fa, ma il cuore è il nucleo di cambiamento del ricambiamento. Perché vedete, non è solo un problema di procedura, è così, più veloce, non è solo questo. Il Parlamento quando ha voluto è stato è un problema di responsabilità. È stato citato molto bene, credo, il Presidente dell'Università di questa parola. Responsabilità vuol dire che i cittadini devono sapere esattamente chi ha preso una decisione. E per sapere esattamente chi ha preso una decisione, è il metodo peggiore, il metodo da non usare, è la coalizione, sia prima che dopo. I governi di coalizione, dobbiamo chiamare giù, va bene, facciamo così, rendono impossibile valutare il momento del cittadino. Perciò è importante che ci sia una quadra compatta del governo. Perciò è importante che il Parlamento sia maggioritario, perciò è importante che il governo lo possa mandare a casa una cosa. Non posso insistere su questo. Un altro piccolissimo aspetto sui tagli e il bicameralismo. Nel 2000 è vecchio o meno, esce un bel libro di Persson e Tabellini che si chiama Gli effetti economici delle costituzioni. Che questo libro non ve lo racconto, è assurdo, però dice una cosa. Scientificamente, con la rete di regressione statistica e tutto quanto, la cosa è detta che in età di globalizzazione i sistemi elettorali e le forme di governo più efficienti per quanto riguarda riequilibrio della spesa pubblica, contenimento del debito, efficienza ed efficacia della spesa pubblica, produttività della pubblica amministrazione e produttività del lavoro e soprattutto lotta alla corruzione tra i due sistemi di tipo proporzionale e di tipo maggioritario, il sistema maggioritario sopravvale quello proporzionale fino a 10 punti di PIL. E appunto, come dicevo prima, una situazione senza ora. Le ragioni per cui allora non solo che poi Rossina mi farò di tutto nell'ambito delle cose che so fare per affinché questa riforma passi, perché credo che sia tutta una spiaggia, non sono ideologiche, ma sono le mie perfettamente scientifiche, e prima che studiate queste cose, forse studiamoci insieme dall'altra parte. Penso ad esempio alla fine del governo perfetto
funziona esattamente allo stesso modo. Penso alla fiducia che adesso si ricorrerà alla Camera dei Deputati, il governo, e all'immediato contrappeso di un Senato che non potrà essere sciolto. Penso in particolare alla situazione di quelli che tra poco tra lo Stato e le Regioni necessario per la riforma del titolo quinto del 2001. Penso al ruolo della Corte Costituzionale che per la prima volta avrà attribuito un potere di controllo preventivo sulle leggi regionali. Questi sono elementi fondamentali. Penso innanzitutto in contrappoco a chi difende invece no quando parla di sentimento del Parlamento, perché invece il Parlamento ha questa una forte immunità, perché ad esempio attraverso i limiti che vengono imposti alla decretazione di urgenza, in difesa in particolare all'articolo 77, in cui si va a costituzionalizzare il divieto di reiterazione del decreto legge, già riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale del 96, in realtà si pone un freno a quello che può essere l'utilizzo del governo, e quindi si dà nuova dignità al Parlamento. Penso inoltre all'ampliamento dell'iniziativa popolare e della partecipazione diretta dei cittadini attraverso le risoluzioni noi di tipologie di referendum, ma anche grazie alla semplificazione del quadro strutturale dell'articolo 75 rispetto al referendum abrogativo. Questi sono i motivi che ci devono spingere ad andare dalla gente a spiegare quelle che sono le motivazioni ideali di questo referendum. Non deve essere un referendum solitario, un referendum che fa comprendere alle persone l'importanza di avviare l'Italia ad altri paesi che hanno ordinamento con la stessa forma di governo, che ci permettono di dare una risposta alle sfide europee e internazionali che sono più difficili di scegliere con i nazi. Io credo che noi dobbiamo essere protagonisti in questo momento storico, sono certa che si vincerà e se mai si vincerà l'intero paese. Grazie mille. Grazie Carmen, adesso l'intervento a te.